Benvenuti al canale YouTube della SDAC, abbiamo come ospite per Voci nell'Ombra 2021 Selvaggia Quattrini, attrice e doppiatrice, ospite anche premiata per Voci nell'Ombra 2021 come miglior voce televisiva per Raced, che ha interpretato il personaggio di Sara Polso. Intanto benvenuta Selvaggia. Grazie, grazie. Come stai? Va tutto bene? Tutto bene, grazie. Allora, questo premio, questo personaggio sul quale hai lavorato ultimamente, com'è stata la produzione in questa situazione di pandemia? Come è cambiato il lavoro? Il lavoro è cambiato moltissimo perché innanzitutto è meno il lavoro, sicuramente, perché girando meno all'estero a noi arrivano meno prodotti. In più non lavoriamo, non ci incontriamo più in sala, ma lavoriamo solo singolarmente, quindi i colleghi li vedi molto meno. Poi a me piace, quando c'è la possibilità di stare a leggio in due, è qualcosa che io preferisco, perché soprattutto quando lavori con i colleghi bravi è tutto molto più semplice. Mi sento un po' più sola, ecco, adesso con questo nuovo modo di lavorare. Quindi già prima non amavi le colonne separate? No, io non amo le colonne separate. Infatti, quando ho la fortuna che qualcuno ha doppiato prima di me, chiedo sempre di aprirmi tutte le piste per poter sentire gli altri, perché comunque ci si intona, ci si parla di più, ci si risponde, sai come l'ha fatta il tuo collega, trovo che sia tutto molto più semplice. E si usano di più nei film o nelle serie televisive, oppure non c'è differenza? In gruppo e colonne separate? Le colonne separate si usano di più nei film. I film quasi tutti tendono a farli in colonna separata. Come mai? Per una velocità di produzione? Credo per una velocità di lavoro, perché comunque riesci a fare più lavoro in meno tempo. Quindi le società preferiscono la colonna separata perché per loro è più veloce finire il prodotto. Invece tu hai detto che ovviamente la produzione dei lungometraggi, la produzione estera è diminuita per colpa della pandemia. Invece, ma anche le serie televisive sono quelli invece hanno. Ma tu sei una grande doppiatrice anche di film di animazione. Sappiamo che sei la voce di Fiona di Shrek, hai fatto il personaggio di Chloe in Pets. Sì. Io ho iniziato con Shrek. È la prima volta che ho doppiato. Sì. Tu sei arrivata, raccontaci com'è stato il tuo approdo quasi un po' tardi, perché avevi già fatto tanti anni da attrice, sei arrivata Io ho iniziato prestissimo a fare l'attrice, a 8 anni, e doppiaggio non l'avevo mai fatto, avevo fatto già televisione, avevo fatto cinema, ma doppiaggio non mi era mai capitato di fare doppiaggio. E avevo fatto da piccola un provino, ma mia madre non voleva assolutamente che io facessi doppiaggio da piccola, perché voleva che andassi a scuola, che avessi una vita più regolare, quindi non voleva che lavorassi. Io potevo lavorare solo d'estate a teatro ed era il mio premio se ero andata bene a scuola, quindi ho aspettato i 18 anni per poter lavorare anche d'inverno. E stavo lavorando in uno spettacolo teatrale con Edoardo Siravo, e alla fine delle prove mi ha detto che aveva un turno di doppiaggio e io gli ho chiesto se potevo andare ad assistere, perché ero interessata a vedere appunto come si lavorava, a cercare di capire, e quindi ho assistito a tutto il turno, che era con la direzione di Francesco Vairano, e alla fine del turno Francesco Vairano, che è stato gentilissimo, mi ha detto: ma vuoi che ti sento? Io, con l'incoscienza che si ha a 20 anni, ho detto sì, certo, ci provo, facciamo un provino. E lui mi ha sentito e poi mi ha chiamato per il provino di Shrek circa un mese dopo. Ho fatto il provino per Fiona, l'ho vinto e da lì ho iniziato a fare doppiaggio. Sei partita con un prodotto decisamente di successo. Sì. E da lì quindi nel nostro lavoro conta anche la fortuna. Esatto, sì, immagino, perché comunque bisogna cogliere più occasioni possibili, anche perché poi non è detto magari che si fa il... Ecco, chi era
chi è che ha scelto definitivamente la tua voce? Chi è che decide la voce del doppiaggio? Il direttore del doppiaggio, il regista, il produttore? Dipende dai prodotti. Alcune cose le sceglie direttamente il direttore, altre si fanno i provini, mandano tre voci in America o alla produzione e lì decidono in base alle tre, di solito sono tre, a volte sono di più le proposte del direttore. Comunque è il direttore che decide chi è che fa i provini. Mm-hmm. E in alcune cose invece sceglie direttamente il direttore, propone le voci alla distribuzione, se vengono accettate inizi senza provino. E c'è qualche film che ti sarebbe piaciuto doppiare, fatto il provino ma non... Oddio, che ho fatto il provino e poi non l'ho fatto, adesso non mi viene in mente. E qualche film del passato che magari hai visto e hai sempre avuto il sogno, il desiderio in un mondo parallelo di poter mettere la tua voce su uno dei personaggi? Qualche film in particolare, qualche attore, qualche personaggio? Ma io amo molto i film di Bergman, mi sarebbe tanto piaciuto poter doppiare un film di Bergman. È molto intenso, decisamente intenso. E invece Bergman è uno dei tuoi registi preferiti? Anche... Bergman, Kubrick sono fra i miei registi preferiti. Ma cosa ne pensi dei registi americani che vengono loro a scegliere il doppiatore italiano? Loro sono americani, sono inglesi, è corretto? Io credo che loro scelgano soprattutto in base a una somiglianza vocale e che quindi facciano meno caso all'interpretazione. In quel caso più somigliante sei all'originale e più cercano di tenere quel tipo di sonorità. Non so quanto questo sia giusto, però vedo che poi la tendenza è a mettere voci che sono i più simili possibili a quelle dell'originale. Dimmi un po', c'è tanta concorrenza tra voi doppiatori oppure può esserci anche molta amicizia, dato che comunque è un ambiente molto affascinante, soprattutto immagino ricco di emozioni, anche di battute, ci si giocherà immagino ogni tanto. Ma sì, io ho tanti amici nel doppiaggio, tante amiche, e io non sono una persona competitiva proprio di carattere. Ma devo dire che il doppiaggio mi sembra un ambiente forse meno cattivo, fra virgolette, rispetto ad altri ambienti dello spettacolo. Poi le invidie ci saranno come ci sono ovunque, ma vedo che anche quando si va ai provini siamo tutti molto... No, non invidia, proprio competizione e anche concorrenza, uno che ha doppiato... A chiunque fa piacere lavorare, quindi è chiaro che se non stai lavorando e c'è qualcuno che lavora più di te, magari dici mi dispiace, vorrei lavorare io, oppure può capitare a volte delle discussioni se un attore che hai doppiato tu poi viene doppiato da qualcun altro, ecco, queste sono le dinamiche che si possono creare. Quindi c'è molta gelosia nei confronti degli attori che si è doppiato una volta e poi si vedono magari doppiati da qualcun altro. Sì. È normale dire proprio sì. Che è normale. Ma è più difficile doppiare un film inglese? Oppure ho sentito alcuni doppiatori che dicevano che doppiare un film italiano non è così... È difficilissimo. Per me è più difficile doppiare film italiani. Addirittura. Sì, perché comunque ti devi adeguare... al sync, ovviamente, perché comunque nel nostro lavoro c'è anche il sync, non c'è solo l'interpretazione, quindi dai un'interpretazione che deve stare in un certo ritmo. Quando vai a doppiare un attore italiano, spesso è perché magari non è venuta bene la presa diretta, oppure non era bravissimo l'attore o l'attrice che doppi, e quindi ti ritrovi con un ritmo molto strano a cui devi stare dietro, e nella cuffia hai un suono italiano e quello che facciamo quasi sempre in sala è quello di essere più fedeli possibile a quello che ascoltiamo, e quindi ti agganci a dei suoni che magari non sono proprio bellissimi, quindi ti devi estraniare di più sull'italiano. Paradossalmente è più difficile. Sì. Almeno per me. Ma invece film in lingua originale, li guardi o
immagino che nel tempo libero il lavoro cerchi di tenerlo il più possibile, oppure quando vedi un film magari ti tieni in allenamento e studi il lavoro del doppiatore anziché goderti appieno il film, può succedere? Allora, a volte il doppiaggio mi distrae se non mi piace. Mm-hmm. E allora penso, ma perché l'hanno fatto così? E inizio a non seguire più il film. E magari in queste situazioni metto lingua originale. Quali sono i tuoi doppiatori di riferimento delle vecchie generazioni? C'è qualche mito, qualche idolo? Sono tanti i doppiatori bravi. Io amo molto Vittoria Febi. Ah, e invece dei maschi? Dai, uno a uno. Dei maschi sono così tanti. Rinaldi, non lo so, insomma, diversi. È chiaro che uno cerca più, essendo io donna, sono più preparata sulla domanda al femminile. Certo, certo, giusto. E invece i prossimi progetti, quali sono? Hai qualche sorpresa, qualche novità che puoi anticiparci? Deve uscire un cartone, un nuovo cartone che si chiama Bless the Arts, che è un cartone tipo Simpson, per capirci, un cartone per adulti, dove interpreto la protagonista, che è un personaggio molto divertente, ed è un cartone molto irriverente, mi sono divertita molto a farlo. Dovrebbe uscire fra poco su, credo, su Star. Ok, e come si chiama? Bless the Arts. Bless the Arts. Bene, bene, lo aspettiamo. E, Selvaggia, siamo in chiusura della nostra intervista. E, c'è una, a quanto ho capito, il personaggio di Fiona è un personaggio a cui sei molto legata, anche perché proprio è l'inizio della tua carriera. E oltre a Fiona c'è qualche altro personaggio, a cui attrice o personaggio a cui sei proprio affezionata? Ho visto che hai doppiato più di una volta Keira Knightley. Magari... Sì, sono molto affezionata a Paz Vega, che è un'attrice spagnola che ho doppiato diverse volte. C'è un film a cui sono particolarmente legata, che è Emotivi Anonimi, e che mi è piaciuto tanto fare. Ultimamente mi sto affezionando molto a Ruth Wilson, che ho doppiato in The Affair e adesso in His Dark Materials. E queste sono le attrici forse dove io mi, non lo so, le sento più vicine a me, mi diverto di più a doppiare. Mm. E invece progetti teatrali? Teatrali aspettiamo che aprano i teatri e spero presto. Ok, sì, lo speriamo tutti, veramente. Un sì, grande... perché noi siamo un settore molto 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 fortunato, nonostante ci sia stato un calo di lavoro, io mi sento... Mi reputo molto fortunata rispetto a tanti altri miei colleghi. Mm. Bene, comunque a tutto il gruppo degli artisti italiani, degli attori e tutto l'entourage, eccetera, noi mandiamo un grosso saluto, una grossa forza che riusciate a resistere fino all'ultimo per ripartire alla grande quando si potrà. E io penso che l'Italia ha bisogno del teatro, del cinema, della cultura in generale. Sono tante le attività che sono state colpite da questa pandemia e il mio settore è uno di questi e spero che presto ci possa essere un futuro migliore per tutti quanti. La pensiamo anche noi così. Selvaggia, grazie mille per aver parlato ai nostri microfoni, alla nostra telecamera. E... In bocca al lupo appunto per il tuo lavoro, tutto quanto, e ci rivedremo magari a Voci nell'ombra del prossimo anno. Ancora tanti... Perché io devo partecipare di persona alla serata, quindi mi è dispiaciuto vincere il premio e non poter partecipare in presenza, quindi spero di venire l'anno prossimo. Lo speriamo tanto. Un abbraccio forte e ti seguiamo. Ti seguiremo. Grazie. Okay? Grazie, grazie, ciao a tutti. Ciao.